Come già avrete visto dalle immagini, questa è una nuova stufa della Pmoli, anche questa me l'hanno mandata per testarla, e la particolarità di questa stufa è che al di sotto, qua, ha un piccolo forno che può essere usato per cuocere pizza, focacce, qualsiasi cosa può essere cotta in forno. La cosa bella di questo forno al di sotto della stufa è che ha anche un termometro, diciamo, che arriva fino a 430 gradi. Ora 430 gradi sarà difficile raggiungere, però 200, 220 o 180, che sono quelli per cuocere una pizza, secondo me riusciremo ad arrivarci. Alla finestrella frontale e laterale per controllare la fiamma, e in più un'altra finestrella dove possiamo controllare la cottura della nostra pizza. Questa stufa non c'è tanto da dire, sono fatte in maniera eccelsa, in titanio, ovviamente non è roba da trekking ma è roba da bushcraft o da campo. Tutti i particolari di questa stufa sono curati estremamente bene, compreso la nostra canna fumaria. Ovviamente ho visto anche che la Pmoli ha fatto una canna fumaria a sezioni, quindi è molto più semplice da montare e trasportare. Quello lo scegliete un po' voi, se preferite quella che si arrotola come vi ho fatto vedere o quella a sezioni.
Per mettere alla prova il forno ho voluto fare anche un piccolo calzone e vediamo un po' come è venuto. Direi non male, tenendo conto che l'impasto era abbastanza massiccio, è riuscito a cuocerlo abbastanza bene. Nel mentre cuocio anche una piccola focaccia, io vi dico un po' di caratteristiche principali di questa stufa. Come ho già detto, è in titanio, da un millimetro. Le dimensioni sono lunghezza 45, altezza 32 e profondità 22 cm. Il peso della stufa senza il camino è di circa 4,8 kg. Dimensioni piegate 41x22x11, dimensioni del forno 38x22x11 e le dimensioni totali sono 45x22x42. Il tubo ha un diametro di 6 cm, il volume del forno è 9,2 litri, mentre il volume della stufa, questa qua, è 15 litri. Insieme viene dato il comignolo, il tubo della canna fumaria, il termometro, la borsa e il ripiano del forno. Volendo può essere utilizzata anche senza forno sottostante, ma solo la stufa sopra. Basta agganciare la stufa al supporto con le gambe pieghevoli, si aggancia e il gioco è fatto. Ovviamente, come tutte le stufe della Pomoli, ha la chiave per diminuire o aumentare il tiraggio della canna fumaria. È presente tutti i blocchi per tenere ben salda le strutture della stufa. In confezione viene dato anche dei piccoli ricambi e una chiave per stringere i bulloni. Se durante l'utilizzo si annerisce la parte ignifuga della tenda, non vi preoccupate perché non succede nulla, è normalissimo. Come ultima cosa ho fatto una piccola focaccia, che secondo me questa è la cosa che più faremo alle nostre escursioni, perché un po' di pane, comunque anche questa l'ha cotta direi bene. Il mio consiglio è quello di, prima di tutto, riscaldare il forno sottostante almeno a 150-200 gradi, perché almeno quando metterete il vostro pane, la vostra focaccia, cuocerà quasi subito e in maniera più omogenea. C'è da dire che dormire in una tenda con una piccola stufa accesa la notte è parecchio suggestivo, sì. E vi assicuro che fa parecchio caldo, perché come vedete la neve intorno si sta sciogliendo. Come vedete, dopo poco è quasi arrivata a 200 gradi dentro il piccolo forno. Quindi il mio consiglio è quello di riscaldarlo bene. Questa temperatura può andare dai 150 ai 200 gradi, meglio se più vicino a 200. Qua dentro, come vedete, c'è una bella brace. Se ora volete continuare a avere calore, ci buttate altra legna. E qua dentro, mi raccomando, basta una piccola teglia in alluminio, quelle della Cookie per esempio, e la pizza non troppo massiccia, perché se no non riuscirete a cuocerla a dovere. Quindi temperatura alta, pizza non troppo massiccia e vedrete che otterrete un ottimo piatto. Che dire di questa stufa? Se volete avere una piccola stufa che abbia anche un forno, ovviamente potete anche smontarlo e non portarlo con voi, perché la stufa può essere, come ho già detto, montata sul suo piedistallo e sulle sue gambe retrattili, quindi non è indispensabile. Se amate questo genere di tende, di stufe, ovviamente non è roba per trekking, ma più che altro per passare una giornata nel bosco, in inverno in questo caso, se dovete comprarla o con o senza il forno sottostante, prendetela col forno, che poi avete modo anche di non portarlo, si smonta e via. Questo è un prodotto nuovo della Pomoli, la Taisoka. Io vi lascio in descrizione tutti i riferimenti a questo prodotto e al loro sito. Per qualsiasi cosa scrivetemi nei miei commenti, io vi risponderò. Come sempre, se il video vi è piaciuto,
lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Dentro, anche se i vetri risultassero più bruniti, sporchi diciamo, la prossima volta che lo accenderete e la fate andare in temperatura, torneranno puliti.